Allora, pa, la benzina l'hai messa, la chiave dov'è? Così vado a provarla. Ma stai dicendo? Perché? Siamo bloccati con il coronavirus. Ma neanche con la targa a prova. Amici di Moto.it, ciao a tutti. Naturalmente stavamo scherzando, mi raccomando, restate a casa. E noi siamo qui solo per le emergenze, per chi ne ha la possibilità di circolare e magari un medico che non gli parte la moto, noi siamo a sua disposizione. Essendo le gare tutte ferme, ne stiamo approfittando un po' per mettere a posto e abbiamo rispolverato qualche moto che io sono nato nel 97, vi giuro, non avevo mai visto perché mio padre non è molto avvezzo al mettere a posto e al far vedere le cose e tenere ordinato. Io conservo. Allora, qui con che moto siamo, Pa? Faccela un po' presentare. Allora, correva l'anno 1992, stiamo parlando di Sport Production, perché in quegli anni c'era un fenomeno che riguardava i sedicenni, che era la moto 125, che era la cosa più importante per un sedicenne. Fuori dai licei c'erano migliaia di moto parcheggiate, per cui di conseguenza tutte le case che avevano una fetta di mercato importante in Italia partecipavano alla Sport Production. Quindi era sicuramente la specialità del momento, possiamo dire. Assolutamente sì. E la Sport Production, raccontaci un po' come funzionava. Allora, la Sport Production era l'equivalente del campionato italiano del CIV attuale. Si svolgeva cilindrata per cilindrata e la 125 comunque erano di quelle più affollate, proprio perché i sedicenni impazzivano per questa moto. Di conseguenza tanti giovani si cimentavano in questa specialità. Erano talmente tanti, pensate, che era stato obbligatorio dividere il campionato italiano in zone, Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia, per fare delle selettive. Poi i primi delle varie selettive accedevano poi alla finale. Quindi selettiva per quanto riguardava il Nord Italia, c'erano quattro prove, due si svolgevano a Varano de Melegari nel Permense e due a Monza, circuito storico anche per la Formula 1 dei tempi. Quindi era veramente difficile riuscire ad accedere alla finale? Eh sì, era una cosa molto complicata, bisognava avere delle moto molto performanti e dare il gas vero. E come preparatori quindi la 125 era anche la cilindrata più bella perché dovevi spremere il motore al massimo di modo da poter fare la differenza anche magari rispetto a un pilota magari più forte? Sì, beh, sicuramente più la cilindrata è piccola e più è fondamentale tirare fuori dei cavalli per stare davanti agli altri, anche se nella Sport Production c'erano molte limitazioni, c'era una fish che copriva tutta la moto, dalle ruote al serbatoio. Era obbligatorio tenere il quadretto della chiave. Infatti, per l'avviamento, vedo qua la chiave. Esatto, potevi cambiare gli ammortizzatori e in teoria non potevi fare null'altro se non sulla carburazione. Il carburatore era vincolato, era un diametro 28 fisso, non potevi farci niente. Però diciamo che lavorando un po' al limite del regolamento, come fa il buon Dall'Igna in Ducati, si riusciva a avere qualche piccolo vantaggio rispetto agli altri. L'espansione era libera, per esempio. Il silenziatore era libero anche con questi particolari, su due tempi riesce a fare. E io ti conosco bene, sicuramente su questo motore le differenze saranno tantissime. E però vedo anche che qui c'è un manettino. Che sì. Cosa serviva questo manettino? Allora, questo manettino qui è collegato col carburatore, diciamo che sarebbe lo starter, ma poi nel pratico veniva usato in gara per arricchire la benzina, per arricchire il titolo di miscela quando eri particolarmente, diciamo, tirato con la carburazione in fondo al rettilineo, un po' come si fa con i kart. Con i kart si usa mettere la mano davanti all'aspirazione per ingrassare la carburazione, qua invece gli davamo con lo starter, diciamo, arricchendo così il titolo. Bello, molto interessante. E come case, quali case erano presenti? Ufficialmente che moto giravano ai tempi? Ufficialmente erano presenti Aprilia, Cagiva, Honda e Yamaha Belgarda, che produceva tra l'altro in Italia, quindi dentro agli stabilimenti Belgarda, questa TZR, che era una moto bellissima come ciclistica,
telaio Delta Box in alluminio, un motore che però nonostante avessero assoldato appositamente un ingegnere due tempista per sviluppare la termica, principalmente i rapporti del cambio per questa versione Sport Production, non aveva fatto proprio un lavoro definibile eccelso. Aveva un po' di problemi sia di erogazione, così come veniva fornita grippava subito, praticamente prima tirata grippava, poi dopo l'abbiamo sistemata un po', abbiamo analizzato un po' il problema, l'abbiamo sistemato e devo dire che anche come affidabilità non abbiamo mai avuto problemi. Però si può dire che quindi la moto era sicuramente la peggiore base di partenza per una 125, dove il telaio sia importante, ma la cosa fondamentale è il motore. Sì, essendo così di piccola cilindrata, sì, la cosa più importante era il motore, eravamo sicuramente il fanalino di coda delle varie partecipanti. Belgarda aveva allestito un team factory interno, noi eravamo un team supportato da Yamaha, eravamo diciamo da anni partner loro per quanto riguardava l'off-road, partecipavamo ai rally in moto ed eravamo diciamo tra i protagonisti assoluti, però mi era venuta voglia di così fare qualcosa anche di nuovo, uno stimolo nuovo, per cui la velocità, siccome era scienza esatta, mi piaceva molto come approccio, quindi abbiamo detto perché non provarci. Ho fatto un incontro in Belgarda, gli ho sottoposto la mia idea di partecipare e loro erano molto caldi perché appunto la moto era appena uscita, era una produzione italiana e quindi ci tenevano particolarmente che ci fossero più moto possibili, quindi ci hanno supportato come per il fuoristrada, dandoci mezzi, base di ricambi, un supporto abbastanza importante. Dagli altri partner nostri dell'off-road abbiamo avuto i pneumatici da Pirelli, che poi tra l'altro anche lì tutto deve essere di serie, però poi c'erano delle gomme che erano di serie ma però non lo erano, ecco, mescole un po' diverse eccetera eccetera, ma erano tutti così. Michelin, quindi la leggenda delle gomme possiamo dire che è vera? Sì, assolutamente sì. E niente, noi tra l'altro abbiamo iniziato molto tardi nell'utilizzare questa motina qua, perché la produzione ha fatto sì che le moto uscissero dalla catena di montaggio, che era a febbraio, quindi molto avanti, molto a ridosso delle prime gare, e il team interno aveva già iniziato da settembre-ottobre con dei prototipi a girare, quindi noi avevamo un ritardo stratosferico. E un aneddoto carino è che noi abbiamo fatto i lavori che ci sembrava giusto fare a livello di quello che si poteva fare, scarico, carburatore, e gli scarichi soprattutto ne avevamo preparati, mi pare di ricordare, 3 o 4, e altri 3-4 silenziatori. E siamo andati a Monza perché è la pista più vicina per noi, ovviamente. Tra l'altro è una pista lunga Monza, come facevi a fare le prove lì? E sì, infatti il problema era quello, perché a Monza facevano dei turni ridicoli, di un quarto d'ora, massimo 20 minuti, no? Quindi se dovevi fermarti per smontare qualcosa, rimontare, poi ripartire e riprovarlo ancora, era veramente complicato. E quindi abbiamo fatto una cosa molto fuoristradistica, enduristica, no? Abbiamo fissato, pensate, il silenziatore anziché col dado e bullone, con dado e bullone, col fil di ferro girato con la pinza. No? Immagino che in pista, che sono tutti un po' fighettini, si hanno messo un po' le mani nei capelli. No, ma nei capelli no, però li vedevi che ci guardavano così col ghignolino, no? Come per dire, guarda questi qui col fil di ferro. No? E niente, poi dopo iniziamo a girare, e anche se, ripeto, era la nostra prima uscita in pista, il ghignolino era sparito quando ho cominciato a prendere i nostri tempi, perché tutti prendevano i tempi propri anche di tutti gli altri, no? Quando hanno visto che alla prima uscita praticamente gli davamo già quasi un secondo, hanno cominciato a girare intorno alla moto per cercare di vedere se cosa avessimo fatto, e il ghignolino vi assicuro che era completamente sparito. E tu eri un novellino nella pista, ma immagino che Yamaha avesse preso dei personaggi di un certo calibro, esperti in pista. Quali erano i capi tecnici al momento? Beh, diciamo che sono erano dei tecnici che poi hanno fatto pure anche la storia del motorsport, perché per esempio uno dei capotecnici loro era Silvano Galbusera, capotecnico di Valentino Rossi fino a... Non un nome qualunque. Non un qualunque. E quindi niente, è stato un anno di grosse soddisfazioni, perché poi durante l'anno intanto noi siamo riusciti ad andare in finale.
Ecco, esatto, raccontaci un po' come è andata, li abbiamo bastonati? Sì, di brutto. Grande fa. Di brutto perché, allora, intanto loro, premetto che avevano preso due piloti che l'anno prima erano andati in finale e si erano ben comportati nel campionato 91, no? E noi abbiamo preso un ragazzo giovane che non ha fatto grandi risultati, però ci eravamo un po' informati e ce ne avevamo parlato bene, perché noi purtroppo l'anno prima non eravamo neanche presenti per poter capire veramente le doti dei vari piloti. E niente, loro hanno preso due finalisti dell'anno prima e noi ci siamo presentati con un ragazzo che era andato abbastanza bene l'anno prima. E questo ragazzo, tra l'altro, del moto mondiale è un nome ben conosciuto, è Lucio Nicastro, che è capo tecnico del team di Joe Roberts, che pensate che nella prima gara di quest'anno, speriamo che poi arrivino anche le altre, in Moto2 ha segnato la pole e il record della pista attualmente, quindi grande soddisfazione. Lucio, tra l'altro, dopo aver smesso le doti di pilota con la nostra motina, ha poi collaborato con noi per una decina di anni, era un nostro tecnico nelle nostre gare, per poi spostarsi verso quella che era la sua passione comunque della pista, andando a lavorare in velocità già da una quindicina d'anni, e dal 2014 è capotecnico in Moto2. Ecco, però adesso rimaniamo alla sfida di questa moto, no? Sì. Stavamo dicendo, le selettive siamo riusciti a passarle, sì. Ma anche Yamaha è riuscita a passarle. Allora, le selettive erano quattro, due a Varano de Melegari nel Parmense e due a Monza, pista di casa, diciamo sempre noi, che per il Garda Factory. E allora, loro sono andati in finale, come noi ci siamo andati parecchio davanti a loro come posizione, anche loro sono arrivati a essere in finale, i loro piloti, intendiamoci, vi spiego meglio, hanno dovuto disputare qualcuna di queste selettive con delle altre moto, perché con la loro non potevano essere abbastanza performanti da poter andare in finale. Quindi poi dopo hanno avuto accesso anche loro alle finali, che hanno disputato chiaramente ancora con Yamaha, ma noi siamo stati puntualmente davanti, a parte l'ultima prova, erano tre le finali, una a Misano, una a Vallelunga e l'ultima a Monza. Nell'ultima Monza purtroppo non siamo arrivati in fondo perché il buon Lucio si è toccato con Repetti, un altro pilota che correva insieme a lui, e nel rettilineo di Monza c'è una chicane. Nella chicane lui ha toccato con la sua ruota davanti il posteriore di Repetti e la moto ha fatto un lavoro che era fisicamente impossibile da fare. Ha girato di 90 gradi rispetto alla direzione della pista, è andato a sbattere dritto per dritto nel guardrail, no? A quel punto la moto l'ha lanciato così, lui è atterrato, ho visto il video per cui me lo ricordo come se fosse ora, che sono passati 30 anni, è andato a sbattere contro la rete, meno male evitando in mezzo tra i due pali di sostegno della rete, la rete ha fatto da molla, l'ha rilanciato indietro e il guardrail era più di 3 metri dalla rete, quindi ha fatto 3 metri contro la rete, altri 4-5 metri e è tornato in mezzo alla pista. Una botta allucinante, svenuto, portato via con l'ambulanza, che ha passato tutta la notte a Monza in ospedale, trauma cranico, poi per fortuna si è tutto risolto bene, però è stata il nostro epilogo di stagione questa. Sicuramente è stato un momento molto brutto, non solo per Lucio ma anche per voi, perché assolutamente. Quando un pilota cade tutta la squadra si fa male in quel momento, che ci crediate o no è così. E possiamo dirci però soddisfatti, perché insomma comunque... Assolutamente, è stata una stagione memorabile perché con i nostri, diciamo, pochi mezzi economici siamo riusciti a fare comunque una presenza di un solo anno stratosferica, anche perché, ripeto, abbiamo iniziato a febbraio e abbiamo finito a, adesso non mi ricordo se era settembre, ottobre, quindi già in sei mesi ci siamo presentati da subito con una moto potenzialmente inferiore tra i protagonisti e ci siamo rimasti fino alla fine della stagione. Quindi l'esperienza ti è piaciuta moltissimo, ma tanto. Come mai non siamo andati avanti? Money, il problema come sempre sono i soldi. Cosa è successo? Che a fine stagione chiaramente a me sarebbe piaciuto molto continuare in questa avventura, ma riunione in Belgarda per capire in che maniera eventualmente poter continuare, io avrei avuto bisogno o di più soldi o di
fare insieme a loro, per dire, nel team insieme a loro, però la cosa non era, diciamo, fattibile, perché questo programma qua loro era un programma di 3 anni che era già stato pianificato, messo a budget, eccetera, e non c'era. Quindi siamo rimasti nel mondo dell'off-road, per cui molti appassionati ci conoscono. Sì, diciamo che abbiamo, a conti fatti, siamo stati costretti a fare un passettino indietro e rimanere col nostro storico, cioè fuoristrada. Abbiamo continuato con i rally, continuando a vincere campionati, gare, eccetera, per poi tutto il resto, supermotard, ritorno all'enduro, enduro estremo, storia di oggi. E questa moto qui a che velocità arrivava? Eravamo intorno ai 200 all'ora, adesso preciso non mi ricordo. Per quanti cavalli circa? Allora, posso dare una stima, perché purtroppo noi il banco prova l'abbiamo preso qualche anno dopo, l'abbiamo preso nel 95 quando ci siamo trasferiti da Milano all'attuale sede di Limito, però diciamo che per raggiungere quella velocità, la potenza stimata per una moto di questo tipo era di un 41-42 cavalli. Poi considerate che noi tra l'altro eravamo anche un po' svantaggiati per il pilota, non per la dote tecnica, intendiamo, Lucio era bravissimo, velocissimo, ma perché era soprannominato l'uomo scia. Perché l'uomo scia? Perché lui già allora, anche se era un ragazzino, era già alto 1,87 m e pesava 72 kg. Capite bene che su una 125 era un problema. Era un problema, spuntava da tutte le parti e i suoi, diciamo, compagni di merenda, gli altri piloti della Sport Production, lo ricercavano in pista come non mai, perché se si mettevano dietro lui facevano un effetto scia che li catapultava in avanti con 20 km all'ora in più. Allora, questa moto qua l'abbiamo presentata, noi andremo avanti a mettere a posto e sicuramente tireremo fuori altri cimeli, e mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e commentate qua sotto se volete saperne qualcosa in più.